super tecnicamente fantastici, ebbene sì, sia Team che Iliad, bombe nuove, tariffe in arrivo, veramente argomenti molto interessanti. Team da una parte con nuove tariffe veramente ben strutturate, interessanti, finalmente un team che ancora una volta dà conferma, oramai è un continuo dar conferme di miglioramenti e veramente diventa l'avversario di Iliad, che deve guardarsi stavolta alle spalle da Team che tenta un po' migliorando la sua trasparenza, che non è mai stato il suo forte, le offerte e altre tipologie di mentalità, di avvicinarsi un po' di più a Iliad e di fargli una concorrenza più umile. Da questo punto di vista, io trovo che la strategia è giusta. Anche se comunque raggiungere Iliad dal punto di vista della trasparenza e di tutte le innovazioni è veramente difficile, ma almeno Team ci sta provando, sta migliorando. Secondo me, in questo momento è il secondo operatore, quello più vicino a Iliad, a dargli fastidio dal punto di vista, diciamo, della futuribilità. Non parliamo di numeri crudi e puri, ovviamente, come il numero di clienti. Team e Vodafone hanno sempre più clienti, però Iliad con 5,3 milioni di clienti in crescita esponenziale anche sulla clientela, ma soprattutto ha portato una mentalità nuova, una trasparenza che è difficilmente eguagliabile. Ma Team tenta ovviamente di risalire adeguandosi un pochino, e questo a me piace, soprattutto con queste tariffe nuove. Iliad, intervista di Benedetto Levi, veramente fuoco alle ceneri, stanno per arrivare delle novità, ovviamente ce le stanno facendo pesare ed aspettare, si sapeva. Ma come avevo detto, saranno novità veramente forti. Ultimo web, l'utente più veloce dello scorso video. Ciao, super saluto a chi commenterà per primo in questo video. Like, iscrizione, campanellina qua e poi sotto nella descrizione del video tutti i link social per contattarmi. Scrivetemi, vi rispondo sempre nel limite del possibile. Fa piacere qualsiasi domanda a disposizione. Allora, inizio da team. Le nuove tariffe da maggio disponibili saranno le team per te, tutte le nuove offerte, la 10M, la 15L, la 30X, la 50M, la 50L, la 50 Up, veramente tantissime. Come si compongono? Beh, sono sia sul credito residuo che su ricarica automatica. Cosa vuol dire? Quelle sul credito residuo netto avranno un po' meno bundle, un po' meno giga. Quelle con ricarica automatica sono più premianti, ti danno un po' più di giga, un pochino più di roaming all'estero. Partiamo magari nel leggere la prima, che è la Team 10 per te 10M, che con addebito su credito residuo a 7,99 al mese offrirà 10 giga e 4 giga per i paesi europei, quindi non è molto conveniente questo qua per partire, però per chi vuole solo 10 giga su credito residuo, di quei 4 e ovviamente minuti SMS, no, minuti illimitati, scusate, non SMS, ci sarà la possibilità di fare questa. Però se fate l'attivazione con la ricarica automatica, che non è un vincolo esagerato, ricarica automatica solamente, sempre sul credito residuo, sempre 7,99 giga diventano 20, di cui 4 sempre nell'Unione Europea. Poi c'è la 15L con addebito sul credito residuo 9,99, però qui abbiamo 15 giga che diventano ovviamente 30 giga con ben 5 giga di roaming se fate la ricarica automatica, quindi anche qua 15 giga in più se fate la ricarica automatica. Queste prime due non mi convincono molto per il fatto che poi quando vado sotto a dirvi i prezzi delle altre c'è molto più contenuto, però per chi vuole meno gli devi fare pagare un po' meno, invece qui un po' meno e pagano comunque un pochino, quindi queste qua io le terrei un pochino in là. Poi c'è la Team 30X, 14,99 al mese con minuti illimitati, 8 giga però di roaming, quindi conta molto per chi si muove all'estero. In questo momento si muove più nessuno, vabbè, lasciamo stare. Comunque per l'Unione Europea ci sono 30 giga di traffico che diventano 60 giga se fate la ricarica automatica. Qua incominciamo a salire a 60 giga con la ricarica automatica e 8 giga all'estero. Conviene, ma non mi sembra neanche questa una tariffa. È a catalogo, ma non mi sembra ancora la tariffa da star qui a discutere. Qua invece incominciamo ad andare sui pezzi forti. Ci sono due tronchi, no? Quelle che vi sto dicendo adesso tra poco sono quelle forti. Le prime tre sono interpretabili, cioè costano ma non offrono tantissimo. Mentre la 50M, la Team per te 50M, 7,99 al mese, 50 giga di cui 4 all'estero, ma diventano 100 giga, e qua mi interessa molto, sempre 4 all'estero con la ricarica automatica. Beh ragazzi, avevamo parlato che se mettevi 2 euro in più con l'offerta da 1,99 ti do 50 giga in più. Team mi ha ascoltato, 7,99, 100 giga, minuti illimitati. Beh, questa è interessante. Lo sai di Team, chiamo ora di Team, tutto compreso, non sono servizi a pagamento, quindi l'avrete compreso in tutte queste offerte, quindi non vi prendono l'euro che è ridicolo medioevale che ti prende per quei servizi. Ecco, ancora ecco, in questa cosa Team mi fa ridere chiedere ancora i soldi per lo sai di Team, lo chiamo. Devi togliere questi vincoli qua, perché sennò rimani indietro se vuoi fare dei passi in avanti. Beh, questi servizi sono ovviamente compresi nei 7,99 se fate la ricarica automatica 100 giga.
minuti limitati, 7,99, incomincia a essere forte. Questa incomincia a essere una storia veramente interessante. Ecco qua incominciamo, perché quelli di prima, che hanno comunque meno giga e costano uguale, non mi danno molto senso, no? Poi magari uno vuol fare quelle, ok. Poi abbiamo la TimberTech 50L, questa è L, 9,99 al mese, e qui abbiamo 50 giga e 5 giga da usare nei paesi europei. Poi abbiamo, se fate la ricarica automatica sempre, i 100 giga, di cui 5 giga da usare all'estero. La differenza qual è? C'è un giga in più da usare in roaming, per quello costa 2 euro in più. Per me non conviene, cioè io mi faccio 4 giga in roaming, mi faccio quella da 7,99, che è quella più centrata di tutti. Però se tu vuoi aggiungerti 2 euro, ti fai un giga in più dell'altra. Poi c'è l'app, diciamo 12,99 al mese, minuti illimitati, servizi di SMS, di reperibilità, lo sai, tutto compreso, 50 giga, 7 giga di roaming. Se fate l'autoricarica, vi danno 100 giga ovviamente e sempre 7 giga di roaming, quindi non 50. Allora, per riepilogare, secondo me ci sono due tariffe che sono interessanti veramente più delle altre. Quali sono? Secondo me quella da, ovviamente la TIM per te 50M, 7,99, 100 giga, fate la ricarica automatica che non è una cosa pesante, avete 100 giga, minuti limitati e ben 4 giga nell'Unione Europea, che possono bastare se non siete degli accaniti dell'Unione Europea. Se no, si potrebbe passare, è un gradino un po' più in alto, a quella da 9,99, che vi dà un giga in più nell'Unione Europea. Quindi potete fare i 5 giga con i 100 giga, con i 5 giga all'estero nell'Unione Europea, sempre aggiungendo i 2 euro. Beh, voi dite 2 euro in più per un giga all'estero, ma a qualcuno magari può servire, però mi sembra andare un po' come la più, quella da 7,99 con i 100 giga e 4 all'estero, secondo me è il top. Quella è la tariffa veramente forte, che in questo momento forse a 7,99 non c'è in giro una tariffa con 100 giga, quindi potrebbe essere quella giusta. Ovviamente, poi adesso parliamo di vincoletti vari, le cose che ci sono dentro sono solo attivabili per clienti selezionati, quindi Tim chiamerà, manderà l'SMS, saranno milioni comunque i clienti interessati per poter fare questo cambio. Non so, tu hai la tariffa da 50 giga al mese, ti propongono questa, fai il cambio gratuito e via, oppure non ce l'hai, ti propongono la tariffa da poter attivare. Quindi io penso che quella da 9,99, stando sotto i 10 euro con 100 giga e anche i 5 giga all'estero, può essere che per il giga in più qualcuno la fa. Quella da 12,99 per 2 giga in più, cioè andate a spendere quasi 5 euro in più di quella da 7,99 per avere 3 giga in più, da 4 a 7 per avere 3 giga in più di roaming. A qualcuno potrà non essere, però per me il prezzo non vale la candela. 7,99, 9,99, quelle due lì, ma soprattutto quella da 7,99, secondo me sono forti, sono attivabili solo per clienti selezionati. Hanno ovviamente, non hanno, no, i difetti, non hanno gli SMS. Io non capisco perché non metti gli SMS, ecco, in questa roba ti perdi. Non mettere gli SMS illimitati quando Iliad ce li ha. Se vuoi competere con Iliad, devi mettere SMS. Non puoi lasciare fuori gli SMS, è un servizio che va sempre con la rete GSM, con la rete del telefono, con la rete per chiamare. Quindi, dove siamo coperti dal segnale di chiamata, noi possiamo sempre scrivere. Nel momento che non c'è internet, che c'è un blackout, no? Che c'è un down di rete, io posso sempre comunicare, scrivere 100 messaggi e avere una comunicazione. Quindi l'SMS rimane sempre importantissimo, io lo dico. Quindi danne almeno 100, metti 100 SMS dentro, non far pagare quei pacchettini 2 euro, 100 SMS, ma ancora al medioevo. È una critica per migliorare, cioè dove migliorare? Includere tutti gli SMS nelle offerte e tutti i servizi, lo sai, chiama ora gratuiti, non adesso gratuiti perché fai questo, gratuiti in tutte le offerte, quali ha messi fortunatamente. Quindi uscire da questa mentalità ancora del vincolo, no? Che rimane, sta migliorando, stai facendo dei passi in avanti. Togli questi paletti, puoi salire. Ecco, quindi mancano gli SMS, solo clienti selezionati. Anche qua fai queste offerte per tutti quelli che provengono a fare una portabilità piuttosto, o per tutti, lascia stare che devi chiamare tu 1 milione, 2 milioni di clienti. Cioè, rendi le offerte non. Sembra di essere in galera, un circuito chiuso, una casta, no? A me non piace, sii più trasparente, offrile a tutti i tuoi clienti piuttosto, oppure sulle nuove attivazioni o sulle portabilità, non clienti selezionati, poi alla fine la dai alla metà minimo dei clienti comunque. Quindi anche questa mentalità qua, l'SMS, si può fare
media. Poi fai otto tariffe, che quali, poi quelle buone sono due, no? Le prime costano tanto e danno 30 giga. Qua invece con 7,99 hai centrato i 100 giga. Mi va bene il discorso della ricarica automatica. Quindi io nel complesso promuovo a piene, quella da 50 m 7,99, 9 di voto, è una tariffa ottima, una bomba. 100 giga 7,99 con minuti illimitati. Anche con l'autoricarica, secondo me, è ottima, perché 100 giga 799 non ci sono in giro. Forse era buona, ma costa 1 euro in più. Qua parla comunque di TIM, rete proprietaria, degli operatori fisici. Quindi, secondo me, questa qua, poi, se ve la propongono, fatela anche con la ricarica automatica. E quella da 999, che ha più roaming, che ha i 5 giga all'estero, diciamo che è discreta, la possiamo promuovere. Anche se io l'avrei messa a 8,99, ti do 1 giga in più, non 2 euro in più, 1 euro in più. Però ci può stare. Le altre, invece, sono assolutamente da catalogo, se le vuoi fare, ma costano anche. Secondo me sono un po' in contrasto con queste due. Io avrei fatto tre tariffe e non sei, e avrei tolto le altre tre, però mi baso su queste. Mi sono dilungato un po' perché era veramente un canvas importante, un rilancio di TIM. Sono tariffe nuove, poi c'è anche l'opzione che ho detto da 1,99. Attenzione che sta arrivando, video un po' più lungo oggi, ma ve ne devo dire tante. Sta arrivando una tariffa illimitata per il 5G di TIM a un prezzo abbastanza competitivo, senza particolari limiti, anche sullo streaming, però è in lavorazione. Ce n'è già stata una, l'Advance, ma stanno lavorando a una nuova, ulteriore tariffa veramente illimitata, veramente, non quei 500 giga come l'altra, che vi dovrebbe dare tipo un limite di 1000 giga al mese, dopo i quali forse rallenta un po' a 30 mega. Insomma, ci stanno lavorando su, però io spero che sia pulita, illimitata. Fai pagare 24 euro al mese, ma dai il mobile illimitato col 5G e basta, no? Voglio dire. Poi c'è anche da dire che però in queste, e perché voglio essere pignolo, in queste opzioni, in alcune di queste opzioni, quelle che, le prime che ho letto, c'è anche navigare da smartphone in qualità SD. Quindi attenzione, perché qua stavo leggendo appunto navigare da smartphone. In qualcuna c'è, in qualcuna no. Quindi leggete, perché in alcune di queste tariffe, non in tutte, c'è la possibilità però di navigare in internet, in quella da 799 no. Cosa vuol dire? Che se andate a fare lo streaming o a vedere dei video, avete una qualità standard, non elevatissima. Ecco, questa è una limitazione, quindi leggete bene le note. Però leggo solo che sono in poche offerte, almeno segnalata qua me la dà solo in due. Poi chiedete se c'è anche questo vincolo eventualmente sull'SD, che poi ho provato TIM più volte, in cui c'era nella tariffa scritto SD, poi vedevo in 4K tranquillamente, quindi magari non applicano poi il filtro. Insomma, è sempre un po' un cantiere da scoprire. Per quanto riguarda invece Iliad, beh, c'è stata un'intervista importante di Benedetto Levi, qui cerco di stringere un po' i minuti. Allora, prima novità. Allora, il perché non arriva il cambio tariffa è perché i sistemi non sono pronti, è perché il cambio tariffa è un lavoro lungo. Quindi Benedetto Levi ha detto che arriverà, ma non nell'immediato. Quindi, come vi dicevo, è una roba lunga, ci vorrà un anno o due. Per il momento loro hanno una mentalità e un sistema informatico che è impostato per fare un cambio di, non fare il cambio di tariffa, ma fare una nuova SIM. Diciamo che è un discorso commerciale. Quindi il cambio tariffa nell'immediato non ci sarà, non sa neanche dare lui una data. Notizia invece importante: più di 2000 antenne installate, più di 4000 siti già installati, quindi ha già una rete proprietaria, si sta ampliando. Il 5G tra metà del 2021 e metà del 2022 ci sarà lo switch, quindi si passerà al 5G ed è in arrivo, sono in arrivo tariffe veramente fortissime a tempo indeterminato. Cosa vuol dire? Fino adesso loro hanno fatto tre tariffe senza pacchetti cumulativi, come ha spiegato lui, perché loro non hanno un sistema, ha detto, un sistema che permette di aggiungere pacchetti come fa TIM, come fa Vodafone, come fa Wind Tre. Ma pum, questa è l'offerta, 7,99, chiara, trasparente, è quello che piace ai clienti, perché quasi 5 milioni e mezzo di clienti sono contenti, tra quelli ci sono anch'io. Però per questo motivo non hanno mai installato più pacchetti, eccetera, eccetera. Si sta studiando a breve di arrivare ad aggiungere pacchetti per avere cose in più, giga in più, eccetera, eccetera. Prima novità, saranno pacchetti aggiuntivi nelle offerte. Seconda novità, le SIM al momento sono poco utilizzate, ma nel loro progetto c'è, insieme al 5G, di lanciare finalmente le SIM, quindi entro un anno. Poi, novità, tariffe a tempo indeterminato nuove, molto forti, e ve ne do una: 100 giga, ok? 100 giga, tutto illimitato, minuti, SMS, servizi a 8,99, quindi solo 1 euro più di TIM, ma con meno vincoli dentro. Questa potrebbe essere una tariffa molto forte, che verrebbe lanciata e sarebbe la punta di diamante del, il rinnovamento di quella da 7,99. Poi ci sarebbero due flash, una meno costosa da
sui 4,99 con un pochi giga le chiamate, un'altra da 10 euro con 150 giga fantomatici. Insomma, sono comunque tariffe, diciamo, nel pensiero dell'azienda. Quella da 100 giga 8,99 secondo me è molto reale. Quando questo? Bene, nel più presto possibile, ha detto Benedetto Levi, ma soprattutto con il lancio della linea fissa nel 2021, qui si apre tutto uno scenario. Trasparenza, 20-24 euro al mese, linea illimitata con fibra. Attenzione, linea mobile illimitata in giga insieme alla linea fissa e soprattutto col 5G compreso. E qui, con l'arrivo della linea fissa, ci saranno tariffe nuove. Molto più spesso perché i sistemi informatici stanno migliorando, si stanno implementando, quindi Ilia sta lavorando per fare pacchetti cumulativi sulle offerte, più offerte e legare le offerte del fisso al mobile e vendere anche gli smartphone Android. Quindi ragazzi, entro un anno e mezzo, rivoluzione totale e ampliamento di offerte e veramente, vi dico, Ilia ha veramente una marcia dentro in più, sta per arrivare con delle novità che vi faranno sicuramente superare questo periodo di ferma di queste 3-4 tariffe che ha, ampliando, migliorando la rete, linea fissa con prezzi forti, linea mobile illimitata vicino, tariffa internet con router incluso da 200-300 giga al mese sotto i 20 euro, come vi avevo detto, arriva anche quella. Nuove offerte con i 100 giga e con i 70-80 giga da 7 a 9 euro, massimo 10 euro. Quindi è tutto pronto. Adesso passo dopo passo con i nuovi canvas e quindi entro quest'estate, nonostante questo cambio per noi purtroppo di futuro molto difficile, pandemico, di pandemia, comunque l'idea andrà avanti, ha subito molto, sta subendo ovviamente questo cambio, ci dobbiamo adeguare a una vita nuova e molto complicata di convivenza col virus, però le tariffe ci saranno, le novità, i nuovi canvas, la linea fissa in arrivo, il 5G, quindi è veramente interessante. Vi do lo switch. Tra il 4G e il 5G, cioè Switch, poi insomma il lancio del 5G di Iliad dovrebbe essere previsto entro il 2022, entro il marzo, aprile del 2022, tra giugno 2021 e la metà del 2022, quindi un annetto, dai, poi magari arretrano un po' i tempi, no? E anche le antenne proprie entro 2 o 3 anni avremo una copertura massiccia, quindi notizie positive comunque. E quindi una team che cresce e tenta di prendere una mentalità di Iliad e un Iliad che rilancia ancora di più. Questi due, secondo me, in questo momento sono quelli che ci fanno vedere un futuro migliore. Wind 3 deve fare passi da gigante che ha tutte le potenzialità, una rete molto forte, una copertura migliorata. Ribadisco, e sicuramente si farà sentire. Vodafone non la vedo bene, ferma, con i soliti vincoli, rimodulazioni. Se non si sveglia, rischia di finire al quarto posto. E se Wind 3 si sveglia, adesso col potenziale che ha, potrebbe addirittura pareggiarla. Però Vodafone ha un potenziale da vendere, potrebbe sicuramente rifarsi sotto. Però al momento le graduatorie sono queste. Beh, ragazzi, vi ho detto veramente tanto e tutto. Alle prossime da Paolo Guala. Ciao e grazie come sempre.